Un breve saluto legato al numero che oggi esce. Troverete nel volume edito da Gian Michelli un focus e poi il convegno che si è svolto in questo contesto qualche mese fa, il grande tema della organizzazione degli eventi, la gara per l'assegnazione dei diritti di trasmissione, il tema anche di quanto c'è di pubblico e quanto c'è di privato nelle dichiarazioni, ma anche il dibattito tra Francesco Gorsis, il presidente di Unione Napoletana, lo ricordate dal vivo. E poi una serie di contributi che hanno questa caratteristica di introdurre nel diritto sportivo le categorie consuete delle discipline del diritto. Vittorio Corsio affronta il tema di come il titolo sportivo non possa circolare se non con l'azienda, quindi con l'azienda sportiva, onde evitare una sorta di traffico del titolo morale che riguarda anche il palmarès di una società sportiva. E lo cerca di coniugare verificando però cosa significa con riferimento invece alla libera circolazione tipica del diritto commerciale. Ci sono alcuni saggi che invece fanno riferimento a tematiche, diciamo così, da commercialisti, e saluto i commercialisti presenti, perché anche l'ordine dei commercialisti attraverso i crediti formativi oggi partecipa alla nostra presentazione. Temi un po' più specifici del mondo dello sport, il procedimento disciplinare, il tema della giurisdizione esclusiva di un giudice amministrativo, con riferimento ai profili di risarcitorio. Quindi un bel intreccio questo numero tra, potremmo dire, il diritto sportivo interno e il diritto dell'ordinamento civile amministrativo italiano e i rapporti con il diritto sportivo, clausola, diciamo, salvaguardia delle discipline sportive, dove però lo Stato a un certo punto da garante deve rimessare il rispetto di alcuni principi. C'è come sempre una bella carrellata legata alla storia dello sport. Noi abbiamo voluto inserire in ogni numero, curato da un professore di storia contemporanea, direttore della Lusa, peraltro, un contributo sempre che riguarda le radici diritto sportivo, in questo caso il riferimento alla nascita dell'industria sportiva in Italia, una prima periodizzazione e secondo due. Rapidamente vi faccio vedere solo le novità che abbiamo nell'ambito dell'architettura della nostra rivista, la direttrice scientifica che è rimasta la stessa. Ecco, la novità importante è questo comitato scientifico internazionale. Da questo numero la rivista si dota di, direi, una quindicina di giuristi di chiara fama, molti di voi conoscono, che rappresentano tutto il mondo degli ordinamenti sportivi a livello globale. Vedete presente Belfast, Madrid, Pretoria, Stati Uniti, Caracas, Giappone, Oxford, Barcellona, sono davvero tra i giuristi più qualificati nella disciplina del diritto sportivo. Perché questo comitato internazionale? Intanto per la vocazione tipica del diritto sportivo di stare sempre oltre le frontiere di casa propria. Un po' perché ci hanno garantito, nel momento in cui con Giulio Napolitano siamo andati a chiedere l'adesione alla rivista, che ci manderanno anche decisioni delle giurisdizioni dei loro ordinamenti. E quindi si arricchirà con una sorta di osservatorio sul diritto straniero anche la nostra rivista, andremo ad annotare anche alcune decisioni. E poi un po' perché sapete che per qualificare le riviste da un punto di vista della loro rilevanza scientifica, l'internazionalizzazione è uno dei requisiti che il Ministero della Ricerca Italiana, in particolare l'Agenzia per la valutazione delle riviste delle università italiane, richiede, e poiché la missione tra un paio d'anni questa rivista abbia anche un'importante classificazione nell'ambito delle riviste.
riviste di eccellenza, già ovviamente entra nelle riviste di rilevanza nazionale, ma cerchiamo di dotarla di qualche punto in più. Questo significa anche che troverete nei prossimi numeri anche qualche contributo in lingua inglese che effettivamente non sforna in una rivista come la nostra. Le altre novità sono state già indicate dal Presidente Malato. Direi il mio intervento si limita davvero a queste piccole modifiche che abbiamo fatto con gli amici della rivista, con una richiesta, c'è grande interesse ovviamente anche delle presenze, vi chiedo anche una laboriosità intelligente all'interno della nostra rivista, e cioè noi abbiamo contributi che arrivano magari in relazioni fatte a convegni, basta poco per metterle in bella copia, magari con l'aggiunta delle note, dargli della dignità scientifica per essere poi pubblicati. E c'è l'interesse della rivista a raccogliere anche questi contributi, quindi a cominciare dai più giovani, chiunque voglia ci incontrarsi, a cominciare dal prossimo numero della rivista, ovviamente i relatori ci hanno promesso che i loro interventi sono più soliti, rappresenteranno il focus del prossimo numero, però chiunque ritiene di poter dare il proprio contributo, sapete, c'è un'email, c'è un sito, c'è un comitato di referaggio che darà una valutazione e che per rendere anche di interattività la rivista, non soltanto con un gruppo, una cerchia chiusa, ma anche un polmone aperto, cioè chi quotidianamente lavora nel mondo del diritto sportivo, vi chiediamo di lanciare i vostri contributi affinché siano accolti nei prossimi numeri della rivista. Grazie.